Ciao a tutti ragazzi, sono Silver di X e in questo nuovo video vi do il benvenuto qui su Forza Motorsport 4. Non vi ho fatto vedere l'inizio perché ho schiacciato start per sbaglio. Allora, mettiamo qua la luminosità, ok? Qua dovrebbe stare un video introduttivo. Tu e io siamo una specie in via di estinzione. Noi fanatici della velocità, devoti della potenza, leggo io perché sennò non si legge. Noi amanti delle prestazioni perfette, dell'armonia e delle anime meccaniche. Sono pochi i luoghi rimasti al mondo, non osiamo parlare di canne o di alberi a gomito, doppi braccia oscillanti. Teniamo per il nostro amore, per i ruggenti vuoto e per l'odore delle gomme bruciate. Ci dicono di pensare all'economia e all'ambiente, no all'emozione, no alla passione. In un'era di ibridi e compromessi siamo gli outsider. Ma c'è ancora una speranza, c'è un posto sicuro. Un posto in cui possiamo celebrare le marce, la velocità e il divertimento. Ed è proprio qui, tutto per noi. Ok, questo è il filmato introduttivo di Forza Motorsport 4, mamma mia. Vediamo un po' com'è. Allora, c'è già un evento. In pratica questa sarebbe la gara tutorial, diciamo, di Forza Motorsport. Se non ricordo bene, si effettuava con una Ferrari, con Ferrari 458 Italia, se non ricordo male. Oddio, ho paura di non girare troppo la telecamera. Ok. Perché io riprendo con la telecamera, io sono figo. Riprendo con la telecamera, oddio, ecco qua. Come giocare? Questi sono i tasti che poi non posso nemmeno cambiare gli aiuti se non sbaglio. Ecco qua. Se non sentite il volume perché l'ho abbassato. Ok. Ecco, tenete premuto l'acceleratore, mamma mia. Oddio, che bella grafica. Ma non siamo qui a vedere. Ah, ecco. Stanno tutti gli aiuti attivati. Forse perché è la prima gara e non li posso cambiare. Per cambiare visuale, sì, ok. Questo può guardare indietro. Vediamo se posso prendere la scia delle auto. Dai, vatti avanti al cazzo. Oh, ehi, bravo. Ah, si può anche riavvolgere la gara. Vediamo. Ah, tipo così si può riavvolgere la gara. Dipende da qui. E tanto sono sempre andato a sbattere. Ok. Ma perché frena da solo? Che palle. Tipo, mo, frena da solo, sta tutto in automatico. Oddio! Che macello! Levati davanti al cazzo e vaffanculo, sto coglione. La macchina, la Ferrari, è mia la Ferrari, l'ho pagato un casino di soldi. Oh, le fiammate. Oddio, che sta a fa quello? Questo è pazzo, questo. Questo è pazzo. Poi, che macchina di merda, che macchina di merda. La Aston Martin V10, se non ricordo male la V10, che macchina di merda. So che c'è una carissima persona che conosco, alla quale gli piace, che è anche un noto YouTuber, ma non lo faccio pubblicità, che gli piace la Aston Martin V10. Beh, io la detesto. E poi viene portato da un coglione. Guarda, guarda come guida di merda. Andiamo, andiamo. Perché freni, Madonna? Così non si può, perché guardo sempre dietro io così? Guardare tutti i dettagli, dai. Vero che la grafica non fa un gioco, però dai, cazzo, proprio bello. Oddio, che cazzo fa? Con le frecce si possono attivare queste cose. Che cazzo sono queste frecce? Oddio, bravo, piano. La lucentezza dei dettagli. Se si vede nel video si vedrà un filtro più blu, è perché proprio la telecamera che fu così la telecamera. Vai, scappa, fuggi. Ah, è finito. Caricamento un po' istantaneo. Istantaneo, dai, a momenti dovrebbe finire di caricare, a momenti mi dicono. Ah, inizia la mia carriera con una di queste auto. Devo scegliere una di queste auto iniziali. Sono indeciso. C'è la Micra C1K l'Agila. La Spark. Oddio, che schifo. Va, la più sportiva mi sembra la K. Ci sta anche la Micra.
la C1, tutte quante in pratica mi sembrano più sportive. Che poi non posso vedere le prestazioni all'inizio, che stronzi. Dai, prendo la Citroen C1, dai, la mia prima auto. Mi ricordo, oddio, perché sposto ogni volta sposto la telecamera qua muovendo. Prendo colore rosso, dai, rosso è il colore standard di solito di quasi tutte le Citroen. E vabbè, dai, prenderò. Tanto si può cambiare gratuitamente, se non lo sapevate, ora lo sapete. Ho il volume basso del gioco perché è tardi anche. Oddio, se vado su Carreggia per incominciare, no. Prima voglio un po' potenziare, vediamo un po' negozio potenziamenti. Ah, qua si può mettere anche la lettura e tutte queste cose, ma non ce la faccio. Però se posso mettere la lettura e tutte queste puttanate qua. No, vabbè, per ora non mi interessa. Però se vado su vernice, vernicio l'auto prima di tutto. Faccio... No, se si muove a caricare, ecco. Guardate, posso... I colori, mamma mia, posso anche cambiare i colori, ma non mi interessa. Prendo uno di questi qua, metallizzati, sono un po' indeciso perché non è che mi piacciono molto metallizzati. Diciamo, questi qua sono belli, dai, sinceramente. Ecco, vai, sì, questo qua. No, questo qua è proprio figo. No, questo è figo. Oppure vediamo che sta più. Ma non dobbiamo stare qua tutto il video. No, questa qua mi piace, dai. Poi qua mettiamo qualche colore, il cofano lo faccio nero, vediamo. Sì, nero. Perché non riesco a girare la telecamera? Ecco. Nero. Vabbè, gli specchietti li faccio neri anche a sua volta. La lettuna che non c'è. Oddio, la lettuna. Che cambia a fare colore che non c'è la lettuna? Ho fatto bianco. Va bene, dai. Classe F. Mamma mia. Dai, facciamo un'altra gara. Poi siccome io non sono tipo da World Tour. Vabbè, dai, facciamo il World Tour. Tour mondiale. Oddio, dove cazzo devo andare? Oddio. Voi non sentite, io sto sentendo. Vai, veloce, non volevo vedere il video. Divisione dilettante. Mamma mia, spacca i culi, questa divisione spacca i culi. Allora, dove si va? In Italia. Allora, si sta una gara in America, una gara in Italia, una gara in Francia, una gara in Germania. No. Allora, la prima è Ladera Test Track, che si trova a qualche parte nel mondo. La prima gara, ah, qua devo scegliere anche quale campionato. Bonus crediti, bonus livello pilota. Qua mi dà confronto tre cilindri, no, questo qua, City Car. Cambia auto, allora, imposta difficoltà. Muoviti. Allora, metto dipendente, esperto, però siccome fa, gli avvolgi, però voglio vedere un po', no, vabbè, questo è il bonus carriera, però voglio vedere un po' le... Ma sì, dai. No, volevo vedere un po' gli avversari, se si poteva modificare, perché non voglio subito incominciare con gli avversari ultra mega iper potenti. Se non vedete le scritte, perché qua devo cambiare un po' le impostazioni della videocamera, devo vedere i filtri, perché sono attivati il filtro blu, perché normalmente non lo so, perché non lo so. Voi dite, comprate un Easy Cup. È un macello, non vi preoccupatevi, è un macello. Località... Ah, la diretta è piccolo. Un piccolo circuito. Montserrat, Spagna. Metà pomeriggio, 23 gradi. Anna, vediamo un po' difficoltà. No, World Tour, riavvolgi. Dai, 165%. Oddio. Quindi, caricamento attendere. Alzo un po' il volume, sentiamo un po' il rombo dei motori. Motori di merda. Che vediamo se si sente, se non si sente andiamo a fanculo tutti quanti. Non so se si sente. Dai, sì, si sente. Oh zio. Tutte queste macchine di merda. Avete visto le difficoltà che non c'è l'ABS, quelle stronzate varie. Dai, mettiamo... Ecco, vai. Levati avanti. Oh, che è qua? Oh, wow. Che cazzo vai? E poi qua col joypad non è che sia tanto facile. No,
No, ho cambiato, ho sbagliato, ho cambiato la marcia. Infatti è uscita la cosa dei danni là. Perché possono danneggiare il cambio, sì, perché sono attivati i danni. Mamma mia. Che vediamo la stessa grafica e la stessa realtà di movimento, o quasi, di Gran Turismo 6. Solo che Gran Turismo 6 l'ha raggiunto 2 anni dopo. Gran Turismo 6 esclusiva per PlayStation 3, mentre invece qui siamo con Forza Motorsport 4 esclusiva per Xbox 360. Io non sono uno che fa le guerre di videogiochi così perché è una perdita di tempo, però sinceramente preferisco molto questo gioco. Infatti è stata una delle... Oddio, mi devo grattare il naso. È stata una delle cause per la quale mi ha portato a comprare la Xbox 360 ossia giocare a Forza Motorsport, che mi piace un macello. Oddio, ma è troppo facile così, dai! Qualcuno che mi segua così. Vai, bello, vai, vai, vai. Bellissimo! Cambia marcia, vai! E mo? Devo imparare un po' a guidare. Che guantoni che c'ha, guardate. Dio, che macello. Che poi l'altro sono spariti. E mi dà fastidio fare la gara da solo. Da quanti minuti che sto riprendendo, Dio? Aspettate. Ah, no! Stavo leggendo un po' la videocamera. No, vediamo, danneggiato l'auto. Si paga, perché poi i danni si pagano. Da 11 minuti, dai, mi faccio un'altra gara. Continua. Nuovo stemma e titolo sbloccati. Vediamo un po'. Ah, che qua stanno i punti pilota e i punti delle auto. La ricompensa finita a livello 1. Sì, con i punti pilota in pratica, tipo se non sbaglio, ti regalavano le auto, una cosa del genere. Invece stavano i punti della marca proprio, della scuderia, cioè scuderia diciamo, della, per esempio la Ford, sì, Citroen, allora voi i pezzi gratis ricevevi. Posso gareggiare per tutto il mondo e mettere alla prova le mie capacità. A Road Atlanta, vediamo un po'. Più 25, casuale, bonus livello pilota, questo è tipo E. Cazzo, io sono in classe F, non posso partecipare contro tipo E. Infatti dice che dovrei salire, far salire di livello l'auto. Ma sì, dai, vediamo se si può fare. 10.000 costa far salire di livello l'auto. Vediamo un po' elenco dei pezzi comprati, sì. Ma sì, dai, partecipo agli eventi di classe. Già siamo saliti di una categoria con una Citroen C1. Vai. Ah, ma questa è la gara quella che dura un macello di tempo. Ok, nemmeno ho visto gli avversari, potevo vedere gli avversari che partecipano alla gara. Vabbè, questo è solo un video iniziale, poi modificherò naturalmente la videocamera, cercherò di renderlo meglio, perché se vedete sto col treppiedi, no? E treppiedi è un po' storto, e quindi mi tocca regolarlo bene. Comunque dai, sinceramente si vede, se voi guardate attentamente si vede bene. Però l'ho storto un po' sbattendo ora con i piedi. Che è questa gara? Road Atlanta. Ah, Road Atlanta è quella gara. Sì, ho capito che gara è. Inizia la gara. Gara. Ma questa classe è già più forte. Già stanno le auto più potenti, infatti. Ecco qua. Di giorno. Ho sbagliato. Oh, come scappa. Per essere una Citroen C1, infatti già sono auto più grosse di categoria di livello E, si vede. Però ai oh. Andiamo, dai. Minchia, oh, chi è sto stronzo? Chi è? A te stronzo, oddio. Oh, questa curva la faccio bene, ho preso in culo in pieno, sì, lo sapevo. Con queste auto ce so fare, dai. Sinceramente mi sta piacendo. Dove cazzo si va, mo? Se va di qua. Si va di qua. Perché devo rompere il cambio ogni volta?
Oh, ma sono sempre più veloci di loro. Ma com'è sta accusa? Sono sempre più bravo. Con quest'auto spacco i culi, ragazzi. Ma che pretendete? Che pretendete? Che vada piano apposta per loro? Ma va. Che poi io non sono nemmeno un tipo che fa i setup nelle gare così, prima delle gare. No, gareggio così. Se la macchina va male, gareggio con la macchina che va male. Oddio, ho preso il conimpino. Non so se si è danneggiata. Di solito si danneggia. Oppure quando prendi i cuni, sì. No, oh, che cazzo? Ma questo è quando ho preso la macchina prima, Pino. Oddio, aspetta, vediamo un po' così. No, così non mi piace la visuale. Così mi piace. Non cambio mai la marcia io. No, ho sbagliato. Oddio. Cazzo, cazzo. No, cambia. Arriva con quello cazzo, cazzo. Ma se... Ma mo mi fotti, ma vaffanculo, andiamo, dai. Andiamo. Dai, mi vergogno a vedere stare con la telecamera col filtro blu, devo cercare di capire. Devo capire meglio l'intensità, perché non è proprio. Che cazzo stava succedendo? Ho visto che si stava piegando. Vabbè, stavo dicendo, non è che è proprio filtro blu, è che. Cioè, colore freddo, colore caldo, avete capito? Devo mettere normale. Perché poi è brutto. Perché ti vedessi si vede tutto. Mai cambio marcia, cioè no, me lo ricordate voi per piacere? Oh, sto cambiando marcia senza frizione, cazzo. Curva, un'attacca. Dai. Mi faccio una bella accusa adesso, se riesco. No, non ce l'ho fatta, volevo fare una. Oddio, un carrello. A meno 33 per i danni, vaffanculo. Però, vediamo. Ah, sì, ora sono salito di livello pilota. Perciò dovrei aver vinto un'auto, credo. Sì, livello affinità. Poi, vabbè, dovrei aver vinto un'auto. Ricompensa le è. Devo scegliere un'auto. Ma vediamo che macchina posso scegliere. Di classe E. Dovrei scegliere un'auto di classe E, se non ricordo male. Scusate se mi allontano un po' con la voce, ma mi stiracchio. Ah, un appunto. Una Suzuki SX4. Ford Fiesta la vorrei prendere, ma non sono indeciso. Yaris Mazda 2 Fit Sport. Questa so che è veloce. Però, siccome sono legato all'Italia, anche se la Fiat non è più italiana, mi prendo. Vabbè, la Fiat, punto. Dai, mi piace. Andiamo. Fiat, punto, colore. Quello faccio rosso, dai. No, no, no. Bianco. Poi cambio tanto. E mo c'ho due auto. Faccio un'altra gara veloce, giusto per perdere un po' di tempo. È completato questo evento. Ora dove andiamo? Dove andiamo? Perché non sono proprio campionati. Cioè, potrei fare anche campionati in stile Gran Turismo e altri videogiochi. Cioè, proprio un campionato specifico. Però non lo faccio perché faccio il World Tour così, perché so che si guadagna di più. Ah, mamma mia, Asian Tour Classe D. Oppure sarà l'evento Fiat Punto. Questo ti dà 500 punti esperienza in più. Questo è 1500, dai, me ne vale la pena. Però Citroen C1 non puoi partecipare con questa. Non l'ho nemmeno modificata, vaffanculo. Un po' tu, dai, sì. Fiat punto. Sta la monomarca, Fiat punto. Gli eventi speciali. Dio, ogni tanto mette a fuoco qua. Sì, guardo sempre. Non è che mi sta a chiamare qualcuno su Skype adesso? Spero di no. Per questo spengo le casse. Ma sia durante la registrazione, qua si sente un rumore di Skype quando mi chiamano, perché io lascio in linea oppure lascio su assente e mi dimentico sempre. Allora, vediamo qua, qualcuno mi ha mandato un messaggio su Facebook. Cos'è? Sto leggendo un po' di messaggi su Facebook. No, cavolate. Allora, iniziamo la gara. Mamma mia, iniziamo la gara. Oh, questa sì che sto. Spacca questa. Oh, un altro con la me. Un altro con la me. Pure nei specchietti retrovisori si vede. L'auto, vediamo. Ah, è bella da dentro questa. Si vedono pure gli specchietti retrovisori, mi piace. Sbaglio sempre tasto perché è abituato a Formula 1 che con la A si dovrebbe cambiare la marcia. Poi mi compro nel Formula 1, il gioco di Formula 1. Oddio, che sto combinando qua. Nel gioco di Formula 1 manca anche la frizione, dicevo. Oddio, qua non si vede nemmeno il tachimetro. Dai, levati davanti. Oh!
Mamma mia! No, gira! Mamma! Beh, questa è un po' difficile, eh? Questa è più difficile. Qua mi sa che mi devo sudare un po' di più. Anche poi i danni si contano, dai, devo riparare pure la macchina, che pa! E poi perché parlo a metà ogni volta? Dico una parola e finisco, oppure una frase e finisco in quel momento. Parlo a metà, parlo. Oh, gira! Gira! Cazzo! Cazzo! Vabbè, dai, questa volta. Oddio! Oh, veda quello! Fuori se n'è andato! E continuano a dire che è meglio Gran Turismo, quando la deficienza artificiale di Gran Turismo non lo permette di andare con le macchine. Vanno tutti sui binari. Vabbè, dai, non siamo qui a fare console war o games war, non me ne fotte un cazzo, però odio quella gente che fraintende oppure continua a essere di capoccia sua, come quelli che dicono che l'Apple è migliore di qualsiasi altro sistema, quando invece non è così, perché è solo una cazzata l'Apple. Ma qua non siamo a giudicare, ma siamo a fare una gara e devo cercare di raggiungere quello stronzo prima che finisce. Che meno male che sta un altro giro. No, sto stronzo non mi sta piacendo, eh. Oddio, la Fiat Punto mi sta dando fastidio. Devo migliorare un po' la stabilità e queste stronzate varie. Dai, ti seguirò. Mi metto in scia. Vai. Ho capito mo come devo frenare, come devo portare sta macchina. Levati, coglione! Perché sbaglio? Perché sbaglio ogni volta cambia le marce. Ah, 12 auto stanno, non lo sapevo. Pensavo di meno. Levati. Oh, l'ho distrutto la macchina. Fa niente. Applico i metodi che ho imparato su Gran Turismo. Ogni volta metto in mezzo Gran Turismo questo gioco. Ma perché io ci ho sempre giocato fin da quando ero piccolino, perciò. Mi ricordo tutti sti metodi di appoggiarsi alle auto per fare una curva, ecco qua questo metodo, quanto lo amo. Wow, però non succede bene su Forza Motorsport, se ne volano le macchine. Invece su Gran Turismo quando appoggiavi te ne volavi tu e la macchina rimaneva lì. Oddio, gira, gira, gira addosso, oddio. Ecco, vai, 360. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Guarda, oh no, la macchina in pieno mi ha preso. No, ma dove in pieno mi hanno preso? Dai, dai, sali ancora di livello piluta, veloce. No! Cazzo! Però la bella definita Fiat è salito di uno. Beh, mo basta col video perché sta durando un bel po'. Mi dicono che duri un bel po'. E poi sa qua si scarica la batteria qua. Io vi dico grazie per la visualizzazione, se l'avete visto tutto. E vi ringrazio di nuovo. E so che ogni tanto do un accento mezzo romano, mezzo mio, perché mi sto sentendo con una persona di Roma. A me piace il romano, eh. Vabbè, oh, circuito di Top Gear. Oddio, che è? Ah, che cazzo devo fare qua? Devo sfidare Stig, che cosa? Ok, non li faccio adesso. Vabbè, mettete mi piace, non potete mettere mi piace. E quindi basta, non potete fare niente. Semmai potete commentare se volete. Quindi che vi posso dire? Ciao a tutti ragazzi. Aspettate, aspettate. Non vi ho fatto vedere sta cosa qua. Non mostrare più. Lato destro, applica un vinile personalizzato. Mettiamo. Guardate, guardate quanto è figo. Ecco qua. Ci mettiamo un po' di nero. Anche se non ci sta proprio, però ci mettiamo un po' di nero. Comunque sì, così. Mamma mia, figa proprio l'auto. Applichiamo anche dall'altra parte. Io mi ricordo un po' perché ci giocavo sto gioco. Ecco qua. E mo' abbiamo un'auto ultra mica figa. Quindi ciao a tutti ragazzi. Ciao, 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 ciao.